suonata la prima campanella del nuovo anno scolastico nelle scuole siciliane. Sarà la scuola uno dei banchi di prova sull'andamento della pandemia. Il nuovo anno scolastico è iniziato, ma gli studenti disabili ancora una volta sono lesi nel loro diritto allo studio. Oggi manifestazione dello SLAI COBAS. Covid, calano i contagi e le ospedalizzazioni in Sicilia, l'assessore Razza, bene le misure ma dobbiamo consolidare i risultati. Si definiscono comunità orfana che necessita di leggi specifiche, chiedono il riconoscimento dello status di comuni vulcanici. Continuano gli eventi della prima edizione del Sicilia Jazz Festival, stasera attesa per il concerto di Mario Biondi. Buonasera, seconda edizione di Media News, oggi è giovedì 16 settembre. È suonata la campanella del nuovo anno scolastico nelle scuole siciliane. L'isola è in zona gialla, ma sono in netta diminuzione i nuovi positivi e l'aumento dei dimessi dagli ospedali per Covid. Sarà la scuola uno dei banchi di prova sull'andamento della pandemia con lezioni in presenza. Si apre l'anno scolastico nelle scuole siciliane. Rivedere compagni e professori dopo le lunghe vacanze estive è sempre un momento emozionante. Purtroppo la pandemia ha costretto lo scorso anno scolastico a lunghi periodi di lezioni a distanza. Oggi in Sicilia però questo nuovo ciclo inizia sotto i migliori auspici. Nonostante l'isola sia in zona gialla, sono in netta diminuzione i nuovi positivi da coronavirus e sono in aumento i dimessi dai reparti ordinari e dalle terapie intensive. Il vero nodo della questione nelle scorse settimane è stato il Green Pass, obbligatorio per docenti e collaboratori, misura a volte mal digerita. Veniamo da una preparazione lunga un anno in realtà, perché ci siamo abituati al distanziamento, all'uso dei dispositivi di protezione e soprattutto abbiamo tanta voglia di accogliere i nostri ragazzi e le nostre ragazze e anche i genitori, perché la scuola spesso in alcuni contesti è anche piazza, è anche luogo di incontro, è luogo di dialogo e di crescita reciproca, vicendevole. Quindi forti della campagna vaccinale, che è veramente l'unica cosa che davvero è cambiata rispetto all'anno scorso, quindi siamo più tranquilli, almeno gli adulti, e speriamo che anche in famiglia si siano vaccinati, almeno gli adulti, ripartiamo. I docenti sono persone tutte consapevoli e responsabili, per cui almeno nella nostra realtà tutti sono muniti di Green Pass e praticamente tutti sono vaccinati. E pensiamo sia fondamentale tornare in presenza e costruire le condizioni affinché questo sia possibile il più a lungo possibile. A proposito di presenza, il vostro presso scolastico nel corso degli anni è stato sempre presente con numerosi eventi. Quest'anno quale sarà il primo che avete in programma? Abbiamo già programmato una serie di attività, ma anche extra scolastiche, perché l'obiettivo è tenere la scuola aperta tutti i pomeriggi, anche il sabato mattina. Quindi abbiamo tutta una serie di attività per i ragazzi, di approfondimento, di teatro, di musica, di sport e anche incontro con realtà esterne alla scuola, perché la vera sfida è far uscire la scuola fuori dal proprio edificio e farla incontrare con la realtà circostante, in modo da crescere come comunità. Quindi scuola è sì un punto di riferimento, ma anche volano di crescita, è luogo di proiezione verso l'esterno. E rientro a scuola anche per i ragazzi del liceo linguistico Ninni Cassarà di Palermo. Ascoltiamo l'assessore regionale all'istruzione e alla formazione professionale Roberto Lagalla e la preside dell'istituto Daniela Crimi, che oggi erano presenti per accogliere gli studenti. L'assessore regionale all'istruzione e alla formazione Roberto Lagalla, in occasione dell'inaugurazione del nuovo anno scolastico, parla di una scuola che riparte in sicurezza e in presenza. Intanto riparte con maggiore consapevolezza, riparte con doverosa prudenza, riparte con regole chiare e riparte con una necessaria tendenza a consolidare il ruolo della vaccinazione come strumento sanitario oltre che come elemento di ulteriore sicurezza. La sussidiarietà tra Stato e Regione ha consentito interventi significativi,
sia in termini di logistica e di trasporti, sia in termini di adeguamento delle strutture, ancorché permangano le cosiddette classi pollaio, che però rappresentano oggettivamente l'esito di un ritardo antico e che quindi necessitano di una programmazione, quella stessa programmazione che la Regione ha notevolmente potenziato in questi anni. A poco anche l'edilizia scolastica avrà una sua concreta espansione, che in questi anni è stata preparata e voluta, ma certamente devo dire che ad oggi io sono abbastanza sereno sulle condizioni della scuola siciliana, sul piano della sicurezza sanitaria, sul piano della risposta al Covid, sulla capacità di resilienza che è stata ampiamente dimostrata da tutti i docenti, da tutti i dirigenti e dai nostri ragazzi. La preside del liceo linguistico Ninni Cassarà di Palermo, Daniela Crimi, presente per accogliere gli studenti per l'apertura del nuovo anno scolastico, rassicura su tutti i protocolli che saranno seguiti per assicurare tranquillità ai ragazzi, alle famiglie e a tutto il personale docente. È un anno scolastico che comincia con delle regole leggermente diverse rispetto all'anno scorso, perché intanto siamo tutti in presenza, quindi garantire la presenza di tutti gli alunni nell'edificio scolastico e soprattutto all'interno delle aule comporta l'obbligo di alcune misure, intanto della mascherina che deve essere tenuta obbligatoriamente per tutto il periodo della permanenza a scuola. E poi il distanziamento che va mantenuto ove possibile, dove appunto i locali lo consentano, il distanziamento è fortemente raccomandato e soprattutto l'obbligo del Green Pass per appunto tutto il personale scolastico, docenti e non docenti. Chiaramente l'osservanza delle misure igieniche, come abbiamo già abituato a fare nell'anno scolastico scorso, quindi con intanto la ventilazione e l'aerazione dei locali ad ogni cambio d'ora, che va fatto obbligatoriamente, va fatto anche in condizioni climatiche avverse, e poi la sanificazione dei locali qualora ci fossero degli eventi di contagio, ma anche la igienizzazione, e quindi lavarsi le mani e non scambiarsi gli oggetti, e sanificare per esempio il computer che c'è in cattedra, anche quello ad ogni cambio d'ora. E ancora il sindaco di Palermo Luca Orlando e l'assessore alla scuola Giovanna Marano hanno rivolto un messaggio di auguri agli studenti e a tutto il personale scolastico. Finalmente, è il caso di dire, finalmente riapre la scuola in presenza. Voglio rivolgere auguri affettuosi, un abbraccio a tutti gli studenti palermitani, ai docenti, al personale amministrativo, al personale scolastico, a tutti coloro che rendono possibile far vivere questa esperienza di formazione e di cittadinanza attiva a migliaia e migliaia di giovani della nostra città, confermando l'impegno dell'amministrazione comunale ad essere presente per aiutare non soltanto la messa in sicurezza rispetto al pericolo della pandemia, ma anche rispetto alla vivibilità dell'ambiente scolastico. Si torna a scuola grazie al senso di responsabilità di tutta la comunità scolastica, che ha lavorato per rendere le nostre scuole luoghi ricchi di opportunità educative, in sinergia anche con gli uffici di questo assessorato. La pandemia ha certamente insegnato a tutte e tutti noi il grande valore del ritrovarci giornalmente in presenza e quanto questo sia decisivo per l'apprendimento. Dobbiamo insieme cooperare quotidianamente affinché le scuole restino luoghi sicuri grazie al rigoroso rispetto delle misure di prevenzione sanitaria. Buon anno scolastico a tutte e tutti. Parliamo ancora di scuola. Il nuovo anno scolastico è appunto iniziato oggi, ma gli studenti disabili ancora una volta sono lesi nel loro diritto allo studio. Oggi manifestazione dello SLAI COBAS a Piazza Pretoria a Palermo. Oggi inizia l'anno scolastico in Sicilia ed ancora una volta l'assistenza igienico personale degli studenti disabili resta una criticità irrisolta già dal primo giorno di avvio delle lezioni. A Palermo gli assistenti igienico-personali sono fermi dal 2020, una situazione che compromette la frequenza a scuola degli studenti diversamente abili. Stamane a Piazza Pretoria una rappresentanza di lavoratori in forza allo SLAI COBAS ha chiesto a gran voce risposte certe sul rientro in classe per l'intera categoria.
Un genitore di due ragazze disabili si sente discriminato? Ovviamente sì, perché le ragazze se non vanno a scuola perdono tanto della loro capacità intellettiva e motoria. Infatti vi invito solo a riflettere, l'anno scorso in clima di pandemia questi ragazzi erano chiusi, segregati a casa, senza che si potesse fare uno spiraglio anche didattica, perché la teoria a distanza per i ragazzi fragili non ha senso, e quindi hanno perso tanto anche nello sviluppo sia fisico che mentale. I ragazzi devono andare a scuola, avere assicurato il diritto allo studio con tutte le garanzie igienico-sanitarie, anche con maggior ragione che la pandemia ci ha costretto ad essere ancora più accorti. La figura dell'igienico personale è importantissima. Inizia la scuola e purtroppo anche quest'anno si ripresenta in maniera drammatica la vergogna di una situazione in cui appunto gli studenti disabili vengono privati del loro pieno diritto di ritornare a scuola e dall'altro lato gli assistenti igienico-personale specializzati rimangono ancora una volta fuori. Perché nonostante le leggi regionali che ci sono vigenti nella nostra Sicilia, nonostante l'approvazione dell'articolo 41 che richiama queste leggi e quindi si è basato su queste leggi, in particolare la 24/2016 e la 10/2019, nonostante l'approvazione dello stanziamento delle risorse, purtroppo come si vede c'è un quadro in cui le città metropolitane, i liberi consorzi non hanno fatto partire il servizio, sono assolutamente in ritardo e la stessa situazione purtroppo c'è anche in tantissimi comuni siciliani. Noi qui abbiamo anche delle assistenti di alcuni comuni, in particolare Monreale, che sono pure fuori con i bambini privati di questo servizio perché non si applicano le leggi. La verità è proprio questa, non si applicano le leggi regionali che sanciscono invece questo servizio come un diritto e un dovere. Gli assistenti igienico-personale palermitani non lavorano da marzo 2020. Questa però è una situazione che investe anche altre città come Catania, Caltanissetta, Trapani in parte, eccetera. Quest'anno, diciamo, le città metropolitane applicano correttamente, senza strumentali interpretazioni, l'articolo 41 che è stato approvato nella finanziaria, dovrebbero rientrare. Però quello che sta accadendo, e questo lo voglio denunciare brevissimamente, è il fatto che anche nell'applicazione di questa legge gli enti stanno mettendo una serie di paletti che stanno mettendo in difficoltà le famiglie, chiedendo della documentazione che non è legittimo chiedere, quindi possibilmente invece quest'anno, se mai questi servizi partissero, si possono di nuovo invece creare delle discriminazioni a causa di questi paletti burocratici che ancora una volta stanno mettendo gli enti. Parliamo di Covid, calano i contagi e le ospedalizzazioni in Sicilia. L'assessore alla salute, Ruggero Razza, bene le misure, ma dobbiamo consolidare i risultati. Registrata una performance in miglioramento in Sicilia per i casi attualmente positivi al Covid-19. Nella settimana dall'8 al 14 settembre, su una base di 100.000 abitanti, si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi del 25% rispetto alla settimana precedente. A certificarlo è il report della Fondazione Gimbe. Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica in terapia intensiva occupati da pazienti Covid. Intanto la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale in Sicilia è pari al 60,8%, a cui si aggiunge un ulteriore 6,6% che ha già ricevuto la prima dose. L'analisi sulla popolazione over 50 rivela che il 16,8% non ha ricevuto nessuna dose di vaccino, mentre la fascia dai 12 ai 19 anni non ancora vaccinata è pari al 41,3%. Nel report della Fondazione Gimbe anche i nuovi casi Covid dell'ultima settimana suddivisi per provincia. In testa Siracusa con 178 nuovi contagiati, Messina 168, Catania 129, Ragusa 124, Trapani 110, Enna 106, Palermo 97, Caltanissetta 66, Agrigento 59. L'assessore regionale alla salute in Sicilia, Ruggero Razza, commenta la diminuzione dei contagi evidenziando che l'isola non è più al primo posto in Italia per positivi giornalieri. Il calo dei positivi e degli ospedalizzati in Sicilia, dichiara Razza, è frutto delle disposizioni del governo nazionale e dei provvedimenti settoriali assunti dal presidente della regione siciliana. Questo mix sta producendo la riduzione dei contagi, ma nessuno pensi che il problema sia stato superato.
superato, avverte l'assessore. Abbiamo bisogno di consolidare questi risultati, ovviamente attraverso il costante impegno nella campagna vaccinale e mettendo in sicurezza i luoghi di lavoro. Si definiscono comunità orfana che necessita di leggi specifiche, come si fa con i farmaci per le malattie rare, e chiedono il riconoscimento dello status di comuni vulcanici, per i quali lo Stato e la Regione, preso atto della condizione straordinaria delle comunità dell'Etna, debbano prevedere per legge ristori e agevolazioni fiscali. Noi chiediamo all'istituzione regionale di individuare un preciso capitolo nel bilancio, appunto, della regione siciliana, mettendo delle somme che possono essere utilizzate dai comuni o dalla protezione civile per dare delle risposte immediate e superare le criticità dopo ogni ricaduta di genere. Mentre al governo nazionale chiediamo la dichiarazione dello stato di emergenza affinché venga data la possibilità ai cittadini, alle imprese e anche agli enti locali di poter affrontare con maggiore serenità queste emergenze, perché così non possiamo più andare avanti. La chiusura dello stato di mobilitazione all'1 giugno è una vergogna nazionale. Lo Stato ha sancito che dall'1 giugno in poi qui non è successo più nulla, invece è successo i due terzi dell'entità del fenomeno di ricaduta della sabbia. Questo non lo possiamo accettare dal governo nazionale, né possiamo accettare che il governo regionale lo abbia in qualche modo avallato, perché noi non abbiamo sentito levarsi nessuna voce contro. Né io sul mio comune ho visto una tuta della protezione civile regionale o un mezzo da loro incaricato raccogliere neanche un granello di sabbia. Il segretario CIS Palermo Trapani, Leonardo Lapiana, interviene sul reddito di cittadinanza, che secondo uno studio al sud raggiungerebbe l'importo più alto. La motivazione è relativamente semplice. Sono tante le persone che lo chiedono, ci sono nuclei familiari più ampi, c'è un livello di povertà molto più elevata e quindi questo determina un importo medio più alto. Diciamo che i freddi numeri stavolta però danno un'indicazione del livello di povertà e comunque della situazione difficile che si vive nella nostra città, nella nostra provincia, e ci danno anche l'idea dell'esigenza di sviluppare delle azioni a supporto. Una per queste è anche quella legata, diciamo, all'assegno unico, che ovviamente privilegerà delle situazioni in cui ovviamente il nucleo familiare è un po' più ampio. L'esigenza delle famiglie che oggi deve farci riflettere molto. Ovviamente si parla di importo più alto, ma ovviamente sono importi che non consentono proprio di vivere in modo agiato, bisogna essere onesti. Bisogna anche sottolineare che c'è un dibattito molto forte su quanto questo reddito possa essere reddito che copre situazioni di povertà o copre situazioni di non volontà di andare al lavoro. Ecco, noi riteniamo che il reddito di cittadinanza è stata una misura azzeccata per quanto riguarda il contrasto a forme reali di povertà che ci sono, è innegabile. Sicuramente dal punto di vista dell'attività che doveva supportare l'ingresso nel mondo del lavoro, è stata una misura che ritengo, senza tema di smentita, di definire fallimentare. Fallimentare perché non ha creato posti di lavoro e, devo essere sincero, alcune volte l'ho anche disincentivato, diciamo, il lavoro, perché bisogna anche partire dal fatto che la situazione di precarietà che c'era anche prima della pandemia rende taluni lavori poco appetibili. Quando si dice che qualcuno rifiuta il lavoro per avere il reddito di cittadinanza, bisogna anche capire che tipo di lavoro, quanto vengono rispettati i contratti, quanto vengono applicati i contratti, quanto dei contratti viene messo in forte evidenza. Quindi c'è un tema complessivo che fa capire che questo Sud e che la nostra provincia in particolare ha bisogno di interventi forti. C'è bisogno di una ripresa, c'è bisogno di una rinascita, ma soprattutto c'è bisogno di lavoro. C'è bisogno di lavoro vero, perché solo col lavoro vero si combatte la povertà. Si è svolta a Palermo l'assemblea del SINAL. Ascoltiamo Andrea Monteleone, segretario regionale Sicilia della Confederazione Sindacale.
Oggi abbiamo avuto l'assemblea regionale del sindacato Sinalp qua per la regione siciliana e abbiamo avuto il piacere di avere ospite il segretario nazionale, avvocato Orazio Sorece, che ci ha partecipato a questa assemblea illustrando tutta una serie di iniziative che sono state fatte e che sono in corso e che mettono nelle condizioni il Sinalp di essere veramente un punto di riferimento per tutte quelle famiglie, per tutte quelle persone che si trovano in questo momento in grosse difficoltà sia economiche che sociali. Ricordiamoci che per ora stiamo vivendo un momento di Covid che ha creato grossissime difficoltà a tantissima gente e che il mondo del lavoro è stato il primo ad essere colpito. Noi seguiamo tantissimi lavoratori in tanti comparti, ma tutti, chi più chi meno, oggi denunciano grossi problemi per poter lavorare in maniera tranquilla e serena. Abbiamo seguito i lavoratori del gruppo Forte, per esempio, che si trovano da ormai diversi anni in grosse difficoltà e finalmente, notizie di pochi giorni fa, siamo riusciti, grazie anche alla collaborazione con il commissario della società Meridi SRL, a poter far cedere già un certo numero di punti vendita assieme a un gruppo di lavoratori che sono stati acquisiti da una società di Roma che chiaramente cambieranno il nome, ma comunque abbiamo salvato un bel po' di posti di lavoro e stiamo continuando a lavorare anche sul resto degli altri punti vendita per riuscire a cedere anche quelli e quindi salvare anche i rimanenti lavoratori che ancora oggi purtroppo soffrono di questa grossa crisi. Voltiamo pagina. I sapori della Costa d'Oro sono sbarcati ieri sera ad Altavilla Milicia. Una degustazione di piatti tipici di pesce organizzata dal Flag Gac Golfo di Termini Imerese in occasione della ricorrenza del quarto centenario della fondazione della cittadina e della parrocchia. Questa è un'altra delle tappe che abbiamo previsto per la promozione dei prodotti tipici locali a base di pesce. Stiamo promuovendo il pesce fresco locale per dare al pesce stesso una valorizzazione e quindi dare un incremento di reddito a tutta la filiera, a partire dai pescatori, ai ristoratori, ma anche a coloro che offrono l'ospitalità in questo splendido golfo di Termini Imerese che abbiamo ribattezzato la Costa d'Oro. Anche la prossima primavera abbiamo in previsione appunto di poter creare un club di prodotto dove associare gli operatori locali che hanno come focus lo sviluppo turistico del territorio per lanciare la costa d'est di Palermo come una meta da poter vivere e poter anche godere durante tutto l'anno. I sapori delle meravigliose ambasciatrici del gusto dei sapori della Costa d'Oro arrivano ad Altavilla in un momento importantissimo, nel giorno in cui celebriamo il 400° dalla fondazione del paese. Il 15 settembre del 1621 il re di Spagna autorizzò il nobile locale, diede la licenza Populandi e da allora nacque Altavilla. Quindi oggi è una ricorrenza importante per noi e siamo davvero felici che il GAC partecipi di questa gioia, di questa festa e approfitti di questa congiuntura per propagandare i gusti, i sapori, la bellezza, tutto quello che per il nostro territorio è attrattivo e che ha radici peraltro molto antiche, perché parliamo di ricette di pesce, del pesce povero, però poi rivisitato in chiave gourmet dalle nostre signore, per cui insomma credo che capita proprio in questo giorno assolutamente bene. La Sicilia è una terra meravigliosa che offre tanto, offre anche prodotti del mare di una bontà non comune. Questa bontà poi naturalmente è esaltata da chi quelle pietanze sa preparare. Altavilla è attrattiva, la Sicilia è attrattiva, la nostra costa è attrattiva, dobbiamo spenderci perché tutto il bello di questa zona possa essere conosciuto, propagandato e quindi poi diventi anche risorsa economica. Tutto il comitato al completo, tutti i soci, sostenitori, fondatori sono stati con me a arricchire questa manifestazione che è la prima di una serie di eventi che noi faremo fino al 2023 quando il nostro santuario celebrerà la sua nascita e quindi compierà anche lui il quarto centenario della erezione a parrocchia di questa comunità. Abbiamo celebrato semplicemente le zone dove si è fermato di notte il carro trionfale senza popolazione, scendendo al buio nel rispetto appunto del Covid perché non è una processione. Ci vediamo ai prossimi eventi, abbiamo regalato a tutti coloro che hanno visitato il nostro territorio
un po' di serenità, di allegria, di gioia e di sollevare un po' la confusione mentale che ci ha avvolto tutti. Continuano gli eventi della prima edizione del Sicilia Jazz Festival, stasera attesa per il concerto di Mario Biondi al Teatro di Verdura a Palermo. Continuano gli eventi di concerti del Sicilia Jazz Festival. Particolare ed apprezzata la performance di Samuel insieme all'orchestra jazz siciliana diretta dal maestro Domenico Rina, il trombettista Rui Paci e il rapper Johnny Marsiglia. E la performance di ieri sera del noto musicista stella internazionale Billy Cobham. Stasera, attesissimo al Teatro di Verdura di Palermo e sold out da settimane, il concerto di Mario Biondi. L'artista catanese, ma di fama internazionale, proporrà brani orchestrati e arrangiati da Pino Iodice per il progetto All Giroux e brani appositamente scritti per questo concerto. Sono contento veramente, non vedo l'ora di trovarvi e di vedervi lì. Il Sicilia Jazz Festival vuole essere un grande evento della nostra isola con cadenza annuale, una manifestazione contemporanea fortemente ancorata al territorio. All'interno del festival è organizzato anche un Jazz Village che prende vita in Piazza Sant'Anna, Piazza Croce dei Vespri e Piazza Teatro Santa Cecilia. All'interno dei siti Complesso Monumentale di Santa Maria dello Spasimo, Real Teatro Santa Cecilia e Complesso Monumentale di Sant'Anna. Durante il festival viene dato ampio spazio ai giovani, ai talenti, agli studenti che studiano con dedizione e professionalità la musica jazz, esibendosi nelle orchestre o con i propri ensemble. Così il Sicilia Jazz Festival ha coinvolto i conservatori del territorio siciliano che si esibiscono on stage in diverse performance con protagonisti i vari allievi accompagnati dai maestri dei propri dipartimenti jazz. Una vera vetrina in musica. Il festival è frutto dell'intesa tra l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, il Comune di Palermo, la Fondazione De Brass Group e i conservatori di musica siciliani. L'organizzazione artistica e la produzione del Sicilia Jazz Festival è affidata alla Fondazione The Brass Group. Lutto nel mondo del giornalismo sportivo siciliano. È morto questa mattina a Palermo a 90 anni il professore Vito Maggio. A darne notizia è stato il figlio Lorenzo in un post pubblicato sul profilo Facebook del padre. Vito Maggio è stato uno storico, cronista del Giornale di Sicilia e corrispondente per la Gazzetta dello Sport e per anni si è occupato del giornalismo siciliano e del Palermo Calcio. È stato direttore di Tele Sicilia, dirigente della Federazione Baseball e Softball e ideatore dello Sport Film Festival. Si è anche battuto per anni affinché la città si dotasse di impianti sportivi adeguati. I funerali verranno celebrati sabato prossimo alle 11.30 nella chiesa di Sant'Espedito in via Garzilli. E ritorna al successo per il Palermo che nel secondo turno della Coppa Italia di categoria batte ed elimina il Monopoli al Renzo Barbera. I rosanera accedono agli ottavi di finale, decisive le reti di Fella e Valente nel primo tempo. Il Palermo torna a sorridere. Davanti ai pochi presenti del Renzo Barbera, i rosanero battono per 2-1 il Monopoli e centrano l'accesso agli ottavi di finale della Coppa Italia di categoria. Una vittoria fondamentale soprattutto dal punto di vista mentale per la formazione del tecnico Giacomo Filippi, che era reduce da un cammino d'inizio stagione tutt'altro che esaltante. Il successo, centrato con una formazione largamente rimaneggiata, permette a De Rosa e compagni di ritrovare fiducia dopo la serie di pareggi e soprattutto l'ultimo KO di Taranto. Domenica, infatti, si gioca una gara ad alto livello di difficoltà. Al Renzo Barbera arriverà il Catanzaro fra le principali concorrenti per il gran salto in Serie B. Contro il Monopoli, partenza lanciata da parte del Palermo, che si è portato sul 2-0 grazie ai gol di Fella su calcio di rigore e Valente. La difesa rosanero ha poi sofferto e non poco nella ripresa, quando gli ospiti hanno accorciato lo svantaggio con Grandolfo.
Ma è normale che sono soddisfatto per tutte le cose che hai appena elencato, sia per la vittoria, per il passaggio del turno, per la prestazione, per i riferimenti che mi hanno dato chi stava giocando meno. Ho trovato una squadra bella, compatta, coesa, attenta. È normale che poi gli errori ci stanno, li fanno in Champions, li fanno in Serie A, li fanno anche i miei ragazzi, li faccio io, li facciamo tutti. Però l'atteggiamento è quello giusto, incontravamo un avversario in salute, un avversario con il morale alto, un avversario che sta facendo molto bene in campionato e noi abbiamo fatto un'ottima partita. Primo tempo abbiamo fatto veramente bene, secondo tempo dopo aver subito gol è subentrata forse un po' di tumore, non dico paura, però ci siamo abbassati un po', ma l'abbiamo fatto con criterio, con dedizione, con sacrificio, e questo è l'atteggiamento che voglio vedere dai miei ragazzi. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.